ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La Regione, dopo la nostra interpellanza, la nostra conferenza stampa e anche la iniziativa dei consiglieri comunali di Pescara di portare una mozione nel prossimo consiglio comunale di mercoledì, sta organizzando una riunione, ci risulta, con tutti quanti i tecnici per verificare la situazione. Di questo naturalmente siamo felici, rimarchiamo però il notevole ritardo. Riunione tecnica in Regione sul futuro dell'area dell'ex FEA Pescara sul lungomare Matteotti, da tempo abbandonata e che sembra essere destinata all'incuria. Le sollecitazioni sulla bonifica del sito da parte dei gruppi consiliari del PD in Regione e in Comune hanno smosso le acque. 17 mesi fa era stata la società che si è aggiudicata il bando per la valorizzazione turistica del complesso a comunicare agli organi competenti la presenza di sostanze inquinanti. Nei prossimi giorni verrà presentata anche una mozione in consiglio comunale per sollecitare il sindaco Carlo Masci. Questa situazione noi l'abbiamo denunciata con un'interpellanza in Regione Abruzzo, discussa nell'ultimo consiglio regionale, in cui ci è parso che l'assessore regionale all'ambiente non fosse assolutamente preparato su questo fronte. Perché? Perché il 3 marzo del 2021 la società che ha vinto ha scoperto una fonte di inquinamento legata soprattutto a vecchi serbatoi della FEA. Gli sono state chieste le misure di messa in sicurezza e di emergenza, che consistono principalmente nel barrieramento idraulico per fare in modo che questo inquinamento non raggiunga l'acqua di falda, barriere che sono state naturalmente eseguite, un piano di caratterizzazione successivo, poi nuove analisi ancora, e questa società giustamente si è fermata e ha chiesto alla Regione Abruzzo o una proroga, perché nei 4 anni doveva essere realizzato l'intervento e ormai sono quasi trascorsi i 4 anni, oppure un rimborso delle spese pagate. La Regione invece ci risponde che sta aspettando che la provincia di Pescara, dello stesso colore politico della Regione Abruzzo, individui il soggetto inquinatore. Insomma, una situazione di stasi che Pescara non può assolutamente sopportare. Ora facciamo un passo indietro. Il progetto originario, datato 2018, della società concessionaria vincitrice del bando per la valorizzazione dell'area indetto dal precedente governo regionale di centrosinistra, si snodava attraverso 3 assi tematici: il recupero della vecchia stazione della piccola rimessa da destinare a incubatore culturale, la realizzazione di una piazza nell'area ultimamente adibita a parcheggio e di un distretto del gusto per la somministrazione di eccellenze enogastronomiche. 2 anni dopo, nel 2020, l'impresa ha presentato la richiesta di permesso a costruire in deroga con una serie di modifiche progettuali sintetizzabili in un museo e in un giardino tematico. Il Consiglio Comunale ha approvato la variante progettuale nel febbraio 2021. Ora l'ex FEA si presenta così come appare nelle immagini.